Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Beh, insomma, c'è un po' di disordine perché sto finendo di mettere a posto un po' di cose, però guardate chi è la mia vicina di Piazzola. Allora, sono in questo momento all'area di sosta antica Etruria. Allora, non è l'unica vicina di Piazzola che vi troverete sostando ad antica Etruria, perché in realtà trovate suo marito il Gallo, che è quello che stamattina alle 6 mi ha buttato giù dal letto. Trovate Pavoni, trovate Viola, un pony dedicato ai bambini, insomma in particolar modo gironzola nelle piazzole, quindi è un vero compagno per i più piccoli. L'area è aperta tutto l'anno, la vedete qui, c'è una parte sia un po' ombreggiata che una parte invece soleggiata, accetta caravan e camper. Volete vedere di chi parlavo? Eccoli, sono qua. Lui è l'artefice che stamattina alle 6 mi ha buttato giù dal letto e poi ovviamente c'è l'amante perché sua moglie è vicino alla mia casa su ruote. L'area di sosta è aperta tutto l'anno, come vi dicevo, ha tutti i servizi dedicati alla sosta, quindi carico scarico delle acque, bagni con la parte sia di docce che sia di lavaggio per i piatti e gli indumenti. È completamente automatizzata, quindi quando voi arrivate basta che se non c'è la persona all'ingresso basta che chiamate il numero di telefono indicato e da remoto vi apre l'accesso, vi garantisce la possibilità di entrarci. Dove si trova? Si trova alle porte di Firenze, a Sesto Fiorentino, vicinissimo alla stazione ferroviaria di Sesto Fiorentino, che collega in un quarto d'ora Santa Maria Novella, quindi siete perfettamente in centro. Va bene, fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io, chissà dove è finita. Allora, ma dove sarà finita? Andiamo a cercarla. Non vorrei mai che fosse in gironzola. No, se n'è proprio andata via. Ah no, guardate dov'è. È là sotto, dal vicino. Va bene, fate i bravi perché fare il cattivo ci penso io, giuro. Non le tiro il collo, non vado a rubare le uova. Ciao a tutti.